E bella a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale YouTube in questo nuovo video. Regina 1, Cosenza 0. Abbiamo giocato malissimo. Al di là del rigore, se c'era o meno per noi all'ultimo, abbiamo giocato malissimo rispetto alla partita contro il Lecce. Complimenti alla regina che ha vinto la partita e complimenti soprattutto alla tifoseria della regina. Io oggi sono stato lì allo stadio Al Granillo. E che dire, la coreografia dei tifosi della regina in curva è stata bellissima, qualcosa di unico. Complimenti davvero alla tifoseria della regina. Beh, che devo dire, come già ho detto prima, rispetto alla partita contro il Lecce abbiamo giocato male sicuramente. Nel primo tempo ho visto un'altra regina rispetto a quella nel secondo. Poi c'è stato anche l'episodio dubbio di questa partita, ovvero il rigore su Laura durante il recupero. Io ragazzi non ho visto il replay, o meglio l'ho visto, però c'è ancora il dubbio se è rigore o meno, perché la mia sensazione è che il difensore della regina va a fare il contatto con Laura, però Laura stava già cadendo, quindi non sono ancora sicuro, ecco, se è rigore o meno. Fatemelo sapere qua voi sotto nei commenti del video. Beh, detto ciò, ripeto, complimenti alla regina che ne era nettamente più forte di noi, lo ha dimostrato, si meritano tanto. Complimenti davvero, ripeto, sia alla squadra che alla tifoseria. Adesso speriamo bene perché adesso saranno sette finali per noi del Cosenza e speriamo bene perché purtroppo adesso non è facile, non è più facile, niente è facile. L'Alessandria è sotto di noi a pochi punti, sotto di noi c'è il Vicenza che ha pochi punti, quindi adesso stiamo attenti anche al Vicenza che è dietro. Adesso speriamo bene per la prossima partita che si giocherà al Marulla contro il Parma di Buffon, quindi attenzione. E niente ragazzi, per il momento è tutto. C'è tanta amarezza per questo derby. Io così come tutti voi volevo vincere, alla fine non è stato così, peccato. Ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi.